Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nella serie principale di Minecraft Vanilla, che mi chiedete sempre in tantissimi, episodio 34. Nell'ultimo episodio eravamo riusciti a prendere il nostro amato cagnolino, eccolo qui. Quindi il compito di oggi è tornare a casa con il cane sano e salvo e magari sulla strada riuscire a prendere delle slime ball che mi possono servire per fare i guinzagli e un altro cavallo, perché tutti quanti mi avete detto: hai un solo cavallo, devi aggiungere una femminuccia a Rocky per magari in futuro fare anche dei figli. Qui c'è un nostro creeper amico che ci fa compagnia. Ti lascio qui dentro a morire e a non riuscire a salire, non esplodere. Hai fatto tutto da te. Ma vabbè, così. Allora, quindi ragazzi, io cercherò di tornare a casa. Sono lontano tipo anni luce da casa. Abbiamo un botto di roba, vi ricordate? Abbiamo preso una sella in un dungeon, dei diamanti, delle perle di Omega che ci servono per aprire il portale dell'End. E magari con questa sella prenderemo il cavallo. Quindi io vado verso le coordinate di casa e vediamo un po' cosa succede. Spero che il cane mi segua, ragazzi, perché il cane dovrebbe tipo teletrasportarsi quando io mi allontano troppo, giusto? Non so se l'ho fatto sedere, spero di no, perché se l'ho fatto sedere non mi dovrebbe seguire, ma dovrebbe rimanere lì. Ragazzi, il cane non mi segue, perché non mi segue? È rimasto fermo qui, perché? Non sei seduto? Sì, sei seduto, ok, fail mio. Dai, seguimi, cazzo. Allora, direi che mentre andiamo verso casa, logicamente, iniziamo a leggere qualche commentino. Ne avete fatti tantissimi, ragazzi, a voi vi piace un botto farmi domande, farmi sfide e così via. Quindi direi di partire subito col primo commento di oggi. Andrea Zanni, Vegas sfida, ti sfido a caricare un video ogni 2 giorni per un mese almeno. Andrea, forse non te ne sei reso conto, ma sto caricando più di un video ogni 2 giorni, anzi un video quasi al giorno, quindi questa domanda è un po' inutile. Il cane mi segue, i conigli rimangono qui, lì c'è un Enderman e dobbiamo assolutamente andarlo a picchiare, perché picchiare l'Enderman vuol dire prendere la Enderpearl. Oh, calma, bello, dammi la Enderpearl, dammela. Non me l'ha data sto pezzo di merda, latrina. Comunque ragazzi, io picchio un botto di mob perché comunque voglio fare tanta exp. Magari tornando a casa facciamo anche un bel item incantato. Passiamo subito al secondo commento. Abbiamo Sir Joystick che mi dice di salutarlo. Vabbè, lo saluto. Mi fa: ricordi ancora come siete conosciuti tu e Stepney? Anzi, cosa vi siete detti addirittura? No, cosa vi siete detti? Sinceramente non lo ricordo. Se non sbaglio... vabbè, io gli feci complimenti perché lo seguivo. Lui tipo aveva 40.000 iscritti. Non mi far... Attento al cane. Attento cane. Madonna mia, se mi muori io ti massacro la famiglia di tutti i tuoi cani. Precisamente non ricordo. So che comunque gli feci complimenti. Poi siamo stati assieme un paio di giorni al Comic Con a guardare, a vedere la fiera, a farci un giro a Napoli, così tanto per... Direi di prendere la nostra barchetta, perché noi l'altra volta abbiamo fatto tutto il viaggio nell'oceano, e di incamminarci verso casa, sperando che il cane poi si teletrasporti. Quindi questo abbiamo fatto con Stepney. Mentre Vegas sfida, ti sfido a non dire parolacce nei prossimi video. Ragazzi, devo dire meno parolacce, lo so, però ogni tanto, soprattutto nei giochi tipo FIFA, giochi che odio, è normale che si dicano parolacce perché viene spontaneo, però cercherò comunque di dirne meno. Magari in questo episodio ci provo. Però, per esempio, bagascia è una parolaccia? Non lo so. Quindi vediamo un po' di raggiungere casa. Qui siamo nella zona delle paludi, potremmo trovare anche delle slime ball. E nel frattempo io leggo il terzo commento di Gabriele D'Urso, che dice: la tua ragazza dove è andata? Cioè in che paese è andata? La mia ragazza è andata in Spagna a studiare. Quindi forse già l'avevo detto in qualche video passato, però sì, così, è andata in Spagna. Quindi ogni tanto io la vado a trovare. Io slime non ne vedo per adesso, quindi continuo ad incamminarmi verso casa. Ci metterò tipo un'eternità, ragazzi, per tornare a casa, Quarto commento e ultimo di AF Leo. Mi chiede: qual è il tuo film preferito e perché? Io sono un grande amante di cinema e sono curioso. Anche io, Leo, sono amante del cinema. Vedo film a manetta, cioè prima di dormire per forza un film al giorno. Quindi ne ho visti tantissimi, forse
A volte ho fatica a trovare dei nuovi film da vedere. Sono un amante dei thriller, del genere fantasy, del genere fantascienza, soprattutto il fantascienza nell'ultimo periodo mi piace un casino. Per esempio, sono anche amante della cultura giapponese, quindi L'ultimo Samurai è un film che ho visto centinaia di volte. La trilogia del Signore degli Anelli, la collezione di Harry Potter. Ce ne sono un botto di film che mi piacciono. Questi erano i commenti di oggi. La strada per tornare a casa è veramente lunga, ragazzi. Ci vorrà un casino di tempo, non so se vi rendete conto, però l'importante è portare il cane sano e salvo. E io per adesso il cane non lo vedo. Dov'è finito il cane? Ragazzi, io non so come funziona sto fottuto cane. Io adesso sono andato nell'acqua. Dove cazzo si è teletrasportato lui? Sorrisi, vado su Minecraft a prendere il lupo, il cane, lontano da casa. Gli do l'osso, lo metto in movimento, quindi non lo lascio seduto. Ho preso la barca e sto tornando verso casa. Però non si teletrasporta più da me. Lo trovo a casa oppure vuol dire che è morto? Vediamo un po' se Suri risponde e ci dà questa triste notizia o questa notizia positiva. Io spero che mi dica che si è teletrasportato a casa, che ne so. Sono dovuto tornare indietro perché da quello che ha detto Suri, se prendo la barca, il cane non riesce ad arrivare, dall'altro lato e quindi non me lo riesco a portare a casa. Io non ho capito bene come funziona. Perché se il cane si teletrasporta, non capisco perché non si teletrasporta poi quando arrivo dall'altra parte dell'isola. Lui ha detto che serve il guinzaglio. Quindi dobbiamo assolutamente trovare delle slime ball, fare un guinzaglio e poi portare il cane a casa. Quindi sono tornato sull'isola dove avevo preso il cane. Qui ci dovrebbe essere anche un dungeon. Mangiamo un momento. E pian piano vediamo di trovare o una strada via terra, quindi un collegamento che non sia acquatico. Oppure assolutamente una slime ball. Qui c'è anche un dungeon, quindi diamoci anche un occhio. Cane, tu devi stare calmo. Non ti devi far uccidere, cazzo. Vediamo cosa c'è qua dentro. Cheletro, massacriamo velocemente. Qui ce n'è un altro. E così via. Perfetto così. Il cane c'è. Aiutami ma non morire. Ok, lì ce n'è un altro. Tento, cane. Madonna mia, ragazzi, è un rischio a portare sto cane a casa, è un macello. Qui cosa c'è? 6 lingotti d'oro e 3 di ferro e tante ossa. Ancora ferro e ossa e ancora oro e ossa. Che palle, che merda. Facciamo una scaletta molto easy, come dice Suria Power, che oggi ci ha dato anche una mano. Ci ha detto che il cagnolino lo dobbiamo portare assolutamente al guinzaglio, se no ce lo perdiamo. Madonna, quanti ragni che ci sono. Cane, stai attento, non mi morire. Stai fermo, non devi attaccare. Dov'è il cane? Mi sembra il babysitter. No, no, no. Cammina. Oddio, quanto è stupido sto cane, cazzo. È rincoglionito. Si va a chiudere. Dai che lì vedo la palude, dai, sperando di prendere una slime. Comunque, il fatto di non dire parolacce già è andato a farsi fottere. Sto cane è demente, non è colpa mia, ragazzi. Dai, ce la fai? Devi nuotare per 1 metro! Sei l'unico cane che non nuota! Una palude intera, manco una slime. Manco una. Ce la farà il nostro eroe ad attraversare questo maro impervio? Questo maro? Questo maro impervio? Dai, fottuto cane, muoviti! Facciamo così, tu siediti qui. Io vado a cercare sta fottuta slime perché senza la slime ball è impossibile portarlo a casa, ragazzi. Quindi l'obiettivo adesso è trovare una slime qui nella palude e poi ritornare a prendere il cane. Oddio mio, ragazzi, sta diventando quasi impossibile fare questa cosa. Portare il cane a casa si è rivelato una cosa impossibile. Aspetta. Oh, finalmente Gesù! Due addirittura! Tre, ma che cazzo è? Ah, sono piccoli questi. Fanculo, dammi una slime. Dammele tutte, tutte le voglio. Dammele, dammele, morite, morite tutti. Datemi le slime. Grazie, grazie, grazie. Quindi abbiamo 11 slime. Adesso ci servono delle cordicelle. Quindi andiamo nel bioma, quello del deserto, e cerchiamo di uccidere dei ragni. Eccone qua uno già. Dai, ragnetto, su, vieni qui e dammi la cordicella. Grazie mille. Allora, il cane, il cane, il cane. Eccolo lì, lontano lì. Qua c'è il creeper che sta esplodendo. Adesso morirà male, perfetto così. Quindi, allora, dobbiamo prima cosa droppare un momento queste cordicelle. Iniziamo comunque a levarlo dalla seduta e iniziamo ad incamminarci verso casa. Nel frattempo troviamo i ragni e dovrebbe essere tutto molto facile. Allora, qua c'è uno scheletro, eccolo lì, un ragno. Perfetto
Perfetto, muori, grazie mille. Siamo a 3 cordicelle, ragazzi. Ne manca una dai miei calcoli, o una o due. Il cane non si muove, come al solito è handicappato. Come al solito ha qualche problema grave il cane, cioè si bugga bestia. Lo so, ok, fammi anche tu, adesso te ne do una. Stai calmo, tieni, mangia, perfetto. Adesso dobbiamo prendere il legno, ce l'abbiamo, quindi facciamo un ammetto, facciamo un momento un banco da lavoro. Così. Questo lo buttiamo un secondo, mettiamo il banco da lavoro. Guinzaglio a me! Sì, finalmente, vieni qui! Oh! Ah! E mo voglio proprio vedere che fai. Mo voglio proprio vedere come scappi, pezzo di merda. Mamma mia, vieni qua. Tu muori. Ok, vieni di qua, cane. Veloce. Su, cammina. Seguimi. Perfetto. Ci siamo. Mi sta seguendo. Oh, là vedo un villaggio, ragazzi. Un nuovo villaggio trovato. Sperando che ci sia un bel po' di cibo, perché stiamo sempre mangiando ste carne marce, perché mi rompo di fare la fornace. Visto che comunque ho preso il PC nuovo, ragazzi, volevo farvi uscire i video a 60 fps, quindi mi raccomando, fatemi sapere com'è la qualità dei video di Minecraft in 60 fps. Vorrei portarveli tutti in 1080p con 60 fps, roba proprio seria, eh? Allora, bistecche, pelle di coniglio non ci serve, le prendiamo. Mettiamo a cucinare questo ferro, prendiamo quest'altra carne. Ho cibo a volontà per tornare, ho un po' di legno, abbiamo fatto tutto, abbiamo il nostro caro guinzaglio, dobbiamo solo riuscire a tornare a casa. Quindi cercherò piano piano di portarlo a casetta. Andiamo. Non cadere nei buchi. Devo cercare anche di trovare una targhetta per dargli il nome. Logicamente chi lo sa se gli darò il nome del cane di Vegas o lo chiamerò cane di Vegas. Vedremo un po' in futuro. Alzati, cazzo! Dov'è il guinzaglio? Perché cade sto guinzaglio? Perché ti siedi? Muoviti, cammina! Sono un'ora e mezza che stiamo registrando per portare un cane di merda! Comunque volevo dirvi anche una cosa. Non c'è la texture classica. Oh, il cavallo! Pure il cavallo! Sì, cazzo! Dicevo, non c'è la texture classica oggi perché con il computer nuovo devo ancora installare tutte le resource pack e quindi questo episodio, solo questo episodio, sarà con la texture base. Però nei prossimi ritornerà la texture mia perché comunque è un marchio di fabbrica della serie e quindi la voglio utilizzare. Come sempre vi ricordo, la texture che uso io è la Spax Pur Beadcraft, la trovate in descrizione comunque. Allora, c'è un cavallo, di solito quando c'è un cavallo ce ne sono altri, perché a me non, questo qui già ce l'ho così, io ne vorrei uno di un colore differente. Diamo un occhio. Madonna, sti zombie continuano a seguirci. E lasciali perdere, cane, tranquillo, non ti fanno niente. Bianco e marrone, già meglio, però io lo volevo tutto bianco. Oh, calma, incazzatissimo, niente, non ce l'ha data. Vabbè, allora, cavalli ne vedo solo 3, quindi ci accontentiamo e ci portiamo a casa questo qui bianco e marrone. Adesso dobbiamo metterci a dargli dello zucchero e vedere un po' come va. Tu sei fortunato perché ti sto prendendo, quindi devi essere molto molto semplice da prendere. Allora, se non ricordo male, dobbiamo avere uno spazio vuoto. Do dello zuccherino al cavallo che mangia. Poi mi metto così, senza niente, ci salgo sopra. E il cavallo mi butta giù. Prima o poi. Oh, dai! Non mi ha buttato giù. Sì! L'abbiamo preso. E adesso ci mettiamo la sellina. E ci mettiamo anche la corazza di ferro. Quanto siamo bellini! Abbiamo preso anche questo cavallo. Il guinzaglio c'è? Sì, abbiamo il cavallo e pure il guinzaglio, ragazzi. Guardate qua che roba! Guardate che roba! Mamma mia, cane e cavallo tutto insieme. Dobbiamo solo tornare a casa, dovremmo essere anche vicini. Consigliatemi nei commenti un nome per il cavallo, perché ne abbiamo preso uno che si chiama Rocky. Poi abbiamo il cane di Vegas e poi ci sta il secondo cavallo, quindi dobbiamo dargli un nome. Io preferirei dargli un nome tipo femminile, perché comunque facciamo tipo una coppietta, uno maschio. Perché non zompa? Ok, zompa. C'è un po' di lag, anzi c'è tanto lag. Dove cazzo siamo? Dovremmo essere vicino casa! È il ponte! Lo vedo! Ci siamo! Siamo arrivati, cane!
Ti rendi conto che siamo tornati a casa? 2 ore ci abbiamo messo per tornare a casa, tutta per colpa tua. Abbiamo perso il guinzaglio. Porca Eva, dov'è? Va bene, seguimi e basta, tanto siamo vicino a casa, vedo il ponte, quindi ci siamo, ci siamo. Adesso teletrasportati e non rompere le palle. Dai, manca l'ultimo pezzo, ti prego, seguimi. Non ci credo, vedo casa, vedo l'albero di Natale. Dai, cane, ci siamo? Ci siamo! Siamo arrivati dietro la casa, eccola qui! Cazzo, cane, cavallo, casa! Sì! Mamma mia, mi ci vuole un gatorade! Oh mio Dio, ti piace casa tua? Entra nella tua fottuta casa e non ti muovere da qui. Quanto cazzo sono brutti i quadri senza la texture? Sali, sali, sali! Ok. Mangia la carne, scutuleati, bravo. Mangia carne e non ti muovere da qui. Questa è casa tua. Tu invece cavallo, andiamo nel recinto, vai a fare amicizia con il nostro Rocky, ti metto lì e poi penseremo anche al nome per te. Ok, ci siamo. Anche il secondo cavallo c'è. 2 cavalli abbiamo, uno corazzato, uno no. Uno si chiama Rocky, l'altro no. Perché questo non si chiama? Eccolo qui, Rocky, Rocky, Rocky! Io sono completamente stremato, abbiamo trovato anche dei diamanti, abbiamo 32 livelli, quindi nel prossimo episodio andremo a mettere dei bonus. Vi chiedo per questo episodio speciale con texture nuova fatta in 60 fps, 1080p, dove abbiamo trovato il cane, il cavallo, dove ho registrato circa 2 ore, di provare ad arrivare a 10.000 like. Così ve lo chiedo. Per la prima volta vi chiedo se riusciamo ad arrivare a 10.000 like. Io spero che questo video vi sia piaciuto, quindi mi raccomando, se volete lasciate un like, noi ci vediamo nei prossimi video, cercherò di farne come sempre tanti, ci provo con l'università, è un po' difficile ma ce la faccio. Ci vediamo presto anche al Videogame Show di Milano, quindi ricordatevi perché io ci salirò e cercherò di stare tutti e 3 giorni lì. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Bella!